Un'Alma Juventus Fano molto rimaneggiata non va oltre il pari. Al Mancini contro il fanalino di coda Termoli, dimostrandosi squadra ostica e che, per quanto visto oggi, non merita l'ultimo posto in classifica. Mosconi, con l'infermeria piena, è costretto a fare a meno di Capezzani, Broso, Drolet e Padovani, oltre allo squalificato Nappo, sceglie di schierare in avanti il classe 2004 Brunetti, affiancato da Niang e Sergias, mentre il Termoli deve rinunciare a uno dei suoi migliori elementi fino a questo momento, Gibilterra, dirige Di Mario Di Ciampino. L'Alma parte subito forte, rendendosi pericolosa già dopo 30 secondi dal calcio d'inizio. Brunetti, con un bel passaggio filtrante, libera in area Zanni, che apre troppo il diagonale, palla sul fondo. È l'Alma a fare la partita con il Termoli, che resta attento e guardingo, ma i giallorossi riescono a limitare le manovre dei padroni di casa e fino al quarto d'ora si registra solo una girata debole centrale di Sergias sugli sviluppi di una punizione da destra al decimo. L'Alma insiste, anche se rischia sulle ripartenze ospiti, specie con il velocissimo Baldé, che scappa alla guardia della difesa granata al 18°. Schiaroli chiude tempestivamente. Si rivede l'Alma al 20°. Brunetti conquista una punizione dal lato corto di sinistra sul pallone mandato in aria. Mistura ci prova di testa, la difesa ribatte, lo stesso Mistura recupera e riesce a crossare dal fondo per Brunetti, che ci prova anche lui di testa, ma viene murato in corner. Il gol è nell'aria, arriva superata la metà della prima frazione. Il 23°, Zanni recupera palla sulla tre quarti e serve in profondità Brunetti, che in area controlla bene. Sicignano torna su di lui, ma tocca male. La sfera finisce nell'angolino basso di Merelli per l'1-0. Il Termoli reagisce subito e si riversa in avanti, riuscendo a pervenire al pareggio al 26°, quando Mistura commette fallo ai 20 metri su Defendi. La punizione è affidata al destro di Carnevale, che sorprende Bizzini con un tiro beffardo che inganna l'estremo difensore granata, firmando l'1-1. La rete sembra intimorire i padroni di casa, che arretrano, mentre i molisani prendono coraggio e alzano anche il baricentro, ma prima del riposo rischiano di subire in contropiede la rete del 2-1, con la ripartenza velocissima dell'Alma condotta da Severini, che apre a destra per Niang e si fa trovare pronto al tiro sul pallone di ritorno, ma la sua conclusione non inquadra il bersaglio. Durante l'intervallo i due tecnici non operano sostituzioni e nella ripresa sono i giallorossi a partire meglio, provandoci al terzo con Di Stefano, ma la sua conclusione dalla distanza termina alta. Poi al settimo, quando un brutto pallone perso da Severini nei pressi della propria area permette a Defendi di arrivare sul fondo e centrare basso per Baldé, che, contrastato a Mistura, gira debole, Bizzini blocca. La gara prosegue con tanti scontri e poche iniziative limpide delle due squadre, che tornano a farsi vedere al 19°. Il Termoli con una conclusione alta di Carnevali. Sul ribaltamento di fronte, Sergias trova spazio sulla sinistra per mettere in mezzo un pallone invitante, ma nessun compagno arriva puntuale alla deviazione sotto misura. I due tecnici provano a rompere l'equilibrio inserendo forze fresche dalla panchina, ma le difese restano attente e bisogna arrivare al 37° per annotare un'altra occasione per i padroni di casa, con Penzalfini che, sugli sviluppi di una punizione a sinistra, raccoglie in area la respinta della retroguardia giallorossa, ma la sua girata termina alta. Poco dopo l'Alma resta in 10 per il secondo giallo a Schiaroli, parità numerica ristabilita poco prima del 90°, quando a tornare anzitempo negli spogliatoi è Corcione. L'ultimo tentativo prima del triplice fischio finale è ancora di marca granata, con Pasischi ad accomodare il pallone per il sinistro di Cecconi, che manda oltre la traversa per un pareggio tutto sommato giusto, come ribadito anche dai tecnici in sala stampa. Mister Mosconi, è arrivato un pareggio contro il Termoli, avevate giocato un buon primo tempo, forse siete un po' calati nella ripresa? Sì, è stata una partita soprattutto equilibrata, ci ha avuto qualche occasione in più nel primo tempo da fargli male, nell'unica disattenzione ci hanno fatto gol, però è stata sempre una partita soprattutto in equilibrio, magari nel compito dell'azione noi ci abbiamo avuto un baio clamoroso come quello all'inizio con Zanni, che potevamo ingannare subito la partita, magari ci hanno raggiunto troppo presto, però c'è stato, tanto l'infortunio fa parte del calcio, però... Va bene, dispiace per l'espulsione di Schiaroli, dobbiamo giocare sempre un attimino in emergenza, però va bene, siamo soddisfatti, bisogna continuare, è normale. Volevamo vincere, chi è che non vuole vincere, però bisogna anche accettare il verdetto del campo quando i ragazzi danno tutto, e sono orgoglioso di allenarli e si continua. Molte assenze per la sua squadra, in particolare in avanti ha fatto bene Brunetti, un classe 2004, però forse serviva qualcosa di più. Giochiamo con due ragazzi del settore giovanile nostro, 2004-2003, hanno dato una botta, sono stati pericolosi, hanno fatto il massimo, sono orgoglioso di quello che hanno fatto, però è normale, chi è che non piacerebbe giocare sempre con la formazione tipo, con tutti i giocatori, però noi siamo 20 fratelli, chi gioca gioca.
e speriamo di recuperare qualcuno anche in prospettiva futura, perché ci aspettano due partite complicate. Noi per l'ennesima volta veniamo ad affrontare la capolista. Domenica scorsa siamo andati ad Avezzano, oggi veniamo in casa vostra qui a Fano, un ambiente molto molto caldo, è difficile. Quindi ci prendiamo questo punto, siamo soddisfatti, anche se poi alla fine abbiamo cercato anche di portare a casa i tre punti, non ci siamo riusciti, però abbiamo sofferto i primi 20 minuti dove voi ci venivate a prendere altissimi, non ci facevate giocare. Quello, diciamo, è la nostra forza, tra virgolette, nel senso, gioco dal basso, riuscire a rompere la prima pressione per poi attaccare la profondità. Non ce l'avete permesso nei primi 20 minuti, poi dopo siamo venuti fuori alla distanza, abbiamo preso le misure, e la squadra ha reagito, cosa molto importante, segno che la squadra è viva, e poi alla fine abbiamo cercato di vincere, non ci siamo riusciti, ma ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti con positività.